A prescindere da chi tu sia, probabilmente ha senso andare ad integrare la vitamina C in questo modo che adesso andremo a vedere. Ciao a tutti, per chi fosse nuovo qui, il mio nome è Edoardo Baldini, questo è il mio canale, sono una delle pochissime persone a parlare di integrazione, non per sentito dire, perché io abbia un conflitto di interessi, una partnership con un brand, un'affiliazione di qualsiasi tipo. Infatti, come puoi verificare qui sotto, non ci sono codici sconto, non ci sono link a siti di determinati brand. Niente di tutto ciò, noi qui andiamo a vedere ciò che gli studi ci dicono e andiamo ad applicare nell'integrazione di tutti i giorni. E per questo motivo, per aiutare più persone possibili a smettere di essere fregate da vari influencer che non ci capiscono una mazza o ci capiscono, ma pur di vendervi qualcosa, vi mentono. Bene, ho lanciato il mio percorso, la mia guida, chiamiamola come vogliamo, chiamata La Rivoluzione sull'integrazione, che ti fornisce al passo sempre con gli ultimi studi scientifici tutte le informazioni sui vari mix di integrazione, sulle migliori modalità, sulle migliori forme di ciascun integratore per qualsiasi obiettivo: salute, per esempio, come in questo caso, ma anche migliori prestazioni sportive, aumento di massa muscolare, perdita di grasso, ottimizzazione degli ormoni e quant'altro. E in più ti fornisce le mie analisi imparziali di vari composti e vari brand di integrazione. Se vuoi smettere di buttare via soldi, ti lascio la pagina di presentazione giù in descrizione nei commenti. Bene, allora, quando parliamo di vitamina C o di acido ascorbico, stiamo parlando di una vitamina essenziale idrosolubile. Ciò significa che, a differenza delle vitamine, per esempio A, vitamina D, vitamina K, per facilitarne l'assunzione e l'assimilazione è necessario essere ben idratati. Non c'è necessità, come per la vitamina D, per esempio, di andarla ad assumere idealmente con una fonte di grassi. Ora, come ho detto nell'introduzione, molto probabilmente molte persone beneficeranno dell'assunzione della vitamina C, in quanto la vitamina C ha tanti potenziali effetti positivi. Un caso di cui avevamo già anche avuto modo di parlare in passato è, per esempio, la riduzione dei sintomi in caso di influenza. Quindi, in poche parole, ho l'influenza, vado a prendere la vitamina C con determinati dosaggi di cui dopo parleremo e si riducono i sintomi. Oltre a ciò, per esempio, si è visto che in atleti, in persone che si allenano intensamente, questa attenzione sia persone che si allenano con i pesi e ancora di più in persone che si allenano in termini di endurance, quindi per esempio persone che facciano ciclismo, persone che facciano running, maratone, triathlon. Siccome so che ci sono tante persone che seguono il canale e che magari non sono interessate all'aspetto di pesistica, bene, quello che si è visto è che andare a prendere la vitamina C va a ridurre del 50% la probabilità di ammalarsi. Questo perché? Perché soprattutto attività molto intense vanno a colpire il sistema immunitario, e quindi andare a dare la vitamina C e andare a dare un giusto supporto al sistema immunitario ci permette di proteggersi, una sorta di assicurazione contro la possibilità di ammalarsi. E come puoi aver intuito, la vitamina C può essere presa sia in modo preventivo, quindi tutti i giorni, sia in modo acuto, quindi ho l'influenza, mi sento male, vado a prendere alti dosaggi di vitamina C, ma di questo ne parliamo dopo. Oltre a ciò, la vitamina C può aiutare a preservare la salute delle articolazioni, per questo per esempio anche all'interno della rivoluzione sull'integrazione, in persone che hanno problemi in termini di articolazioni o che comunque vogliono preservare le articolazioni, andiamo a parlare di vitamina C insieme a tutti gli altri composti sulle articolazioni. Ho già fatto un video anche su YouTube, se eventualmente non ne fate ancora parte e volete andarvi ad approfondire la tematica. La vitamina C inoltre può agire come antiossidante o come pro-ossidante in base alla casistica, in base a ciò di cui il corpo necessiti, quindi è versatile. Oltre a ciò, la vitamina C viene sfruttata in moltissimi processi che avvengono all'interno del corpo, come per esempio per la sintesi del collagene, come per esempio per la sintesi dell'L-carnitina. Di L-carnitina e di collagene abbiamo già parlato e abbiamo visto come con l'avanzare dell'età il corpo diventi sempre meno efficiente a produrla. E oltre a ciò, la vitamina C è coinvolta anche nella produzione di norepinefrina, e questo effetto significa che può aiutare, per esempio, in termini di salute del cervello, in termini di depressione, quindi aiuta in termini di umore, né in termini di abbassamento dei livelli di cortisolo, salute del pancreas e un corretto flusso sanguigno. Oltre a ciò, poi una cosa che interessa sicuramente a diverse persone, può aiutare in termini di testosterone e di salute dello sperma. In particolar modo per quanto riguarda la qualità dello sperma, quindi salute dello sperma, ma in termini proprio di qualità, si è visto che è proprio l'effetto antiossidante della vitamina C, e questa caratteristica la ritroviamo anche nella vitamina E, che è un altro antiossidante, che infatti per esempio vogliamo trovare in determinati integratori insieme ad altri composti, che proprio per questa caratteristica riescono a mantenere la qualità dello sperma buona. Quindi per esempio, siccome so che molte persone della rivoluzione sull'integrazione mi scrivono in ottica anche di fertilità, per esempio questa è un'ottima cosa da valutare, ma anche a mantenere una corretta produzione di testosterone da parte dei testicoli, in quanto la vitamina C va a abbassare i livelli di stress ossidativo. Ora, avendo compreso tutti questi benefici, quali sono i dosaggi? Stando agli studi, i dosaggi che ci vengono raccomandati dai vari enti nazionali e internazionali, stiamo parlando di 100 mg, una cosa che noi riusciamo con un minimo di alimentazione a coprire. In realtà però tutti i benefici di cui abbiamo parlato prima, cioè adesso, li riusciamo ad ottenere con dosaggi maggiori, quindi il dosaggio di 100 mg che ci vengono consigliati dai vari
salienti è un dosaggio minimo per avere tutto in salute. Però se vogliamo i massimi benefici, come abbiamo visto adesso, vogliamo andare ad utilizzare, stando agli studi, un dosaggio che vada da 1 a 2 grammi giornalieri, e allora sì che a quel punto otteniamo tutti i benefici di cui abbiamo parlato. In caso di influenza, in caso di voler andare a ridurre eventuali sintomi qualora ci fossimo ammalati, allora in quel caso gli studi parlano anche di 5-10 grammi giornalieri da andare ad assumere in micro assunzioni più volte al giorno. Ora, siccome so che alcune persone mi chiederanno ma quante ne vado a fare in 3 micro assunzioni, in 4 micro assunzioni, ancora non è determinato, ma siccome c'è da sapere che mano a mano che andiamo a prendere sempre più vitamina C, meno vitamina C viene assimilata, è saggio andare a dividere in più micro assunzioni qualora volessimo andare ad utilizzare un dosaggio alto come quello che abbiamo detto, 5-10 grammi. Con un dosaggio di 1-2 grammi tendenzialmente non darà noia a nessuno. Qualora per qualsiasi motivo dovesse dar noia, è semplicemente il fatto che la vitamina C che non viene assunta potrebbe dar noia, e quindi semplicemente anche in quel caso è possibile andare a splittare, quindi andare a dividere la dose. Ora qui c'è alcune persone che mi potrebbero dire, ed ho visto che c'è per esempio la vitamina C in polvere, c'è la vitamina C in capsula, c'è la vitamina C liposomiale, quale di queste devo andare a prendere? In realtà quest'ultima di cui abbiamo parlato non ha benefici in più. L'unico beneficio che per il momento sembrerebbe andare ad avere è semplicemente quello di non andare a corrodere i denti, ma in realtà con dosaggi di 1-2 grammi, soprattutto se andiamo ad utilizzare delle capsule o se andiamo ad utilizzare della polvere, magari andarla a buttare direttamente in bocca invece di andarla a mettere all'interno di un bicchiere e poi berlo, ecco, evita il contatto della vitamina C con i denti e quindi una potenziale corrosione, ma è un qualcosa ancora di incerto. E si è visto che dopo 6 settimane di assunzione in polvere o in caramelle gommose non c'erano problemi. Semplicemente la liposomiale costa un pelo di più, ma ecco, non è un qualcosa che porti più benefici, semplicemente potrebbe avere questa cosa della non corrosione, ma puoi benissimo andare a prendere in polvere o in capsula, ed eventualmente qualora andassi a prendere in quel modo, e le capsule non danno assolutamente problemi perché non toccano i denti. La polvere eventualmente si mette direttamente in bocca senza farla passare attraverso una bevanda, la stessa cosa per esempio l'abbiamo se andiamo a bere un succo di arancio, è la stessa identica cosa perché potrebbe corrodere i denti. E comunque in linea generale, se si vuole preservare anche questo aspetto, idealmente non vogliamo andarci a lavare i denti dopo aver preso la vitamina C all'interno di un'ora, quindi prendo la vitamina C e mi lavo i denti semmai dopo un'ora. Bene, abbiamo chiarito anche questa tematica. Io ricordo che all'interno della rivoluzione sull'integrazione trovi tutte queste informazioni alla portata di tutti e per tutte le casistiche, uomo, donna, ventenne, sessantenne, qualsiasi obiettivo, aumento di massa muscolare, perdita di grasso, salute a 360 gradi, salute sessuale, salute ormonale, chiaramente anche salute cardiovascolare, tutto quanto. Oltre a ciò poi vado a fornire le mie analisi imparziali dei vari composti dei vari brand di integrazione, quindi se vuoi capire quale vitamina C andare a prendere senza andarti a fare tu le analisi se un brand sia di qualità oppure no, trovi già tutto il lavoro, tutto in continuo aggiornamento, e tutti gli aggiornamenti sono gratuiti, così non perdi tempo a dover fare il lavoro tu, non perdi tempo a dover ascoltare influencer che ti parlano della qualunque. E oltre a ciò poi c'è anche il mio supporto email, così per qualsiasi domanda ci si tolgono i dubbi. Ti lascio la pagina di presentazione giù in descrizione nei commenti, o in alternativa ricordo che è possibile accedere alla Baldini Academy, che è l'insieme di tutti i miei percorsi su alimentazione, allenamento e integrazione. Ti prendi la rivoluzione sull'integrazione, ma ti prendi anche tutte le altre mie guide che io abbia mai pubblicato ad oggi, e tutte le guide future che usciranno tu le avrai incluse. Anche di quella ti lascio la pagina di presentazione giù in descrizione nei commenti. Ti ricordo che per qualsiasi domanda sui miei percorsi, su come funzionassero e tutto quanto, puoi scrivere al mio assistente che si chiama Alessandro, questo email qua o questo numero sta qui, è sempre disponibile per tutte le domande. E noi come sempre ci vediamo tutti i giorni a luna, sempre su questo canale. Ciao a tutti, peace.